Migranti, Salvini contro i giudici, si candidino con la sinistra. Mediterranea denuncia 180 migranti respinti in Libia. Sequestrate le barriere su 12 viadotti della A16. Sentenza vergognosa, faremo ricorso. Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare la legge per aiutare gli immigrati, si candidi con la sinistra. Così il ministro dell'Interno Salvini si scaglia contro la decisione del Tribunale di Bologna che ha imposto al comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito proprio dal decreto Salvini. Ieri sera, a 65 miglia da Alcomas, la cosiddetta Guardia Costiera Libica ha catturato e deportato in Libia 180 persone in fuga da violenze e guerra e lo ha fatto sotto gli occhi e grazie alle indicazioni di un aereo militare di Malta. È la denuncia lanciata dalla Mare Ionio della ONG Mediterranea. Si tratta, ricorda la ONG, di una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali e delle convenzioni internazionali. La procura di Avellino ha sequestrato le barriere bordo ponte di 12 viadotti dell'autostrada A16. La procura contesta la validità degli interventi di manutenzione. Il tratto autostradale interessato è quello tra Baiano e Benevento. Weekend con clima invernale. In arrivo da domani una perturbazione artica che farà irruzione sull'Italia portando pioggia, vento, grandine e neve anomala anche a bassa quota. Le temperature caleranno bruscamente di 10-15 gradi. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci.